Amici della Ched Live, benvenuti e ben ritrovati nel nostro appuntamento settimanale con gli approfondimenti dal mondo dei certificati. Questa settimana abbiamo scelto un sottostante, il titolo Tesla, un titolo capace di fare più del 500% nell'ultimo anno. Si appresta a entrare nell'S&P 500, una notizia che ha spinto nuovamente al rialzo le quotazioni del titolo e lo stanno portando, proiettando al di sopra dei massimi storici. Vedremo insieme subito dopo i numeri della settimana alcuni approfondimenti e spunti operativi dal nostro team dell'ufficio studi, ma vi lascio prima al servizio. Settimana interlocutoria sui mercati azionari, ma prosegue la rotazione settoriale anche con l'annuncio del vaccino anti-Covid-19 targato Moderna e la rivisitazione al rialzo della percentuale di successo di quello di Pfizer-BioNTech. La seconda settimana consecutiva il FTSE MIB il migliore in termini di performance, il 3,8 si ferma invece a più 2,15% il CAC 40, più 1% lo Eurostoxx 50. Sulla parità invece il DAX di Francoforte a più 0,4%. Riesce a chiudere con il segno più in America il Nasdaq a più 0,22%. Scivolano invece in territorio negativo sia il Dow Jones che lo SPUR, entrambi in flessione di 0,7 punti percentuali. In generale, nonostante le flessioni in America, il contesto rimane di un generalizzato risk on e anche l'andamento della volatilità è in linea con questo sentiment. Si apre però la forchetta tra VIX e VStoxx in risposta anche alle differenti performance settimanali. I rispettivi dati sono in ogni caso inferiori rispetto alle chiusure della scorsa ottava. VIX chiude a 23,7% mentre il VStoxx addirittura in area 21%. Torniamo a parlare di tassi di mercato anche per valutare l'impatto dei prezzi sui certificati a capitale protetto incondizionato. Spread BTP Bund che torna a scambiare sui minimi di aprile 2018 a 120 punti base, ma quello che fa ancora più rumore è che la curva dei titoli di Stato italiani è in territorio negativo fino alla scadenza quinquennale. Il decennale italiano aggiorna invece i minimi storici di poco sopra lo 0,6%, altro chiaro segnale di risk on. Vediamo ora come si sono comportati i sottostanti ai certificati di investimento quotati sul mercato secondario. Top performer di questa settimana il titolo francese Vallourec più 25,67%, bene anche Macy's più 23% e Tesla più 20% che festeggia il prossimo ingresso nello SPUR. Viper sale del 19,8% a seguito delle voci della possibile aggregazione con Banco BPM. Tanta Italia in questa classifica, bene Geox più 19%, più 16% per Brunello Cucinelli e più 14,8% per Autogrill. Flop generalizzato per tutti i titoli del comparto aurifero e dei metalli che catalizzano quasi più della metà di questa classifica con ribassi dell'ordine dell'8%. Perde terreno Baidu meno 6%, così come Unilever, Amgen e GoPro. Allora, amici, eccoci ritrovati. Il tema di oggi riguarda quindi un sottostante capace di mettere a segno una performance del 590% in un anno. Stiamo parlando di Tesla, lo faremo guardando a qualche notizia di attualità, ma soprattutto concentrandoci su alcuni certificati di investimento che ci consentono di cavalcare questo titolo. Allora, mi farà compagnia Federico Ciaralli, a cui do il benvenuto. Ciao Federico. Ciao Giovanni, buonasera a tutti. Allora, parliamo oggi quindi di Tesla. Lo facciamo perché finalmente, insomma, sembrava che il terreno fosse pronto. In realtà, già da settembre, lo Standard & Poor's 500, quindi, ha annunciato l'ingresso del titolo Tesla nel listino principale del maggior indice insomma, anche per numeri della borsa americana. Quindi Tesla fa il suo esordio nella revisione del 21 dicembre prossimo. È il titolo
che insomma ha più beneficiato di questo rimbalzo, anche se in realtà sale da quasi sempre, però ecco, diciamo che la notizia ha sicuramente risvegliato e catalizzato gli acquisti nelle ultime settimane. Quindi Federico, ti chiedo un quadro su questo titolo, poi vediamo anche perché si fa interessante non solo per l'ingresso sull'indice americano, ma anche per un contesto americano, anche a seguito delle elezioni di Biden. Quindi a te lascio la parola su un quadro sul titolo Tesla. Sì, Giovanni, beh, come hai detto te, il prossimo 21 dicembre, insomma, farà il suo ingresso all'interno dell'SP500. Sarà l'ingresso più pesante della storia, con 398 miliardi di capitalizzazione. E la cosa comunque incredibile è il fatto, per esempio, anche rappresentato dai suoi multipli, che è stato uno di quei fattori che ha messo principalmente in dubbio il suo ingresso a settembre, per il fatto, per esempio, che per quanto riguarda il price earning è di circa 224, vuol dire che sostanzialmente scambia circa 224 volte l'utile che genera. Basta pensare che la mediana di settore è di circa 4, quindi questo insomma ha messo in dubbio, oltre alla volatilità del titolo, il suo ingresso all'interno dell'S&P a settembre. Con il quinto trimestrale consecutiva positiva, ai vertici dell'agenzia di rating, ovviamente questo ha fatto cambiare la propria valutazione e avremo il suo ingresso il 21 dicembre. Questo titolo, come dicevi te, tiene costantemente un trend rialzista, ma questo è dato soprattutto da quello che genera effettivamente i prezzi, cioè le aspettative. Per esempio, un esempio, lo stesso Damodaran ne fece una valutazione sul suo blog, riscontrando effettivamente un senso nei multipli del titolo per alcuni aspetti e non per altri. Ma va detto che comunque in generale la finanza ha un aspetto molto matematico, ma c'è un aspetto anche molto umano, legato anche soprattutto alle aspettative del titolo nel lungo termine. Per esempio, un altro esempio è sempre per quanto riguarda le aspettative, no? Adesso attualmente quota ha una capitalizzazione di 398 miliardi ed è circa due volte quella di Toyota e sette volte quella di General Motors, quando Tesla produce circa 500.000 veicoli l'anno contro i 9 milioni che produce Toyota. Ci si aspettava un ribasso dei titoli tech successivamente all'elezione, un'elezione democratica negli Stati Uniti, ma a causa ovviamente del rialzo delle imposte, ma va detto anche che la politica di Biden propensa alla sostenibilità ha portato il titolo come un titolo come Tesla, che comunque fa auto elettriche, sta cercando di creare una rete elettrica capillare all'interno degli Stati Uniti, le torrette per quanto riguarda la ricarica delle automobili, ha consentito a Tesla comunque una tenuta dei $400 e adesso attualmente con un pre-market prima negativo, adesso leggermente positivo, adesso ad affrontare i massimi, insomma, di periodo. Va detto che comunque, tra l'altro, Tesla il 31 agosto è stata soggetta a uno split, perché era arrivata a valere circa $2,000, ha fatto uno split 1-5, e l'obiettivo dello split è generalmente quello di attrarre ulteriori capitali, perché quando il prezzo di un'azione è troppo alto, gli istituzionali non hanno problematiche di size, mentre per quanto riguarda il retail limiterebbe il suo ingresso. Infatti questo ha avuto un esito positivo, perché ha continuato ovviamente a attrarre capitali, e basti pensare che questo semestre i volumi sono circa 10 volte quelli degli altri anni. Questo proprio sostanzialmente a conferma delle elevatissime aspettative che vi sono sul titolo. Comunque questo titolo sappiamo che comunque è sempre stato caratterizzato, come qualsiasi tecnologico, da un'elevatissima volatilità, quindi qualora comunque le persone si aspettino, gli investitori si aspettino comunque che questo sia un prezzo troppo alto per il proprio valore, una delle modalità che possiamo intraprendere per investire sul titolo è tramite i certificati, perché come sappiamo i certificati, la logica di una strategia in certificati è quella di rinunciare a una parte del rendimento a rialzo
per garantirsi una determinata protezione al ribasso. Attualmente, per quanto riguarda Tesla, il titolo, se mi condividi lo schermo, perfetto, Sì. adesso sta nell'area dei 500 dollari. Adesso attualmente ovviamente vi è stato un piccolo rintraccio, ma comunque normale per affrontare dei massimi. Possibile che adesso attualmente arrivati nell'area dei 450 dollari per effettuare un breakout, in ipotesi di breakout, altrimenti di andare a rivedere l'area dei 400, o comunque dei 350, che era una precedente area buy per il titolo, che andrebbe poi a conferma del trading range di quest'area di accettazione dei prezzi. Quindi questa fase di accumulo poi successivamente si determinerà se inizierà un downtrend oppure vi sarà effettivamente un breakout a conferma di queste aspettative. Guarda, Federico, ti interrompo su una cosa. Ho zoomato sulle ultime candele della quotazione, no? Perché per chi segue il nostro canale Telegram o è un nostro abbonato premium, queste ultime candele, insomma, hanno fatto arrivare, non dico a target, perché in realtà crediamo che da questi livelli, proprio perché se rompe i massimi, potrebbe nuovamente segnare un allungo, però proprio in considerazione del fatto che l'inserimento del titolo all'interno dell'S&P 500 necessariamente deve fare che cosa? Deve far comprare il titolo Tesla per tutti quei fondi passivi o attivi che hanno come benchmark l'S&P 500, e quindi paradossalmente era un momento che poteva catalizzare nuovi titoli. Quindi la nostra operazione, che in realtà sta già ampiamente in guadagno, era quella di andare long sul titolo Tesla e short sul titolo S&P 500, proprio per sfruttare questa necessità di acquisire Tesla nei portafogli di questi dei fondi. Abbiamo fatto questa operazione andando corti esattamente della quantità pari al beta che ha Tesla nei confronti dell'S&P 500, che è di 1,7, e quindi di fatto è un'operazione che sta andando nella giusta direzione. Le ultime, diciamo, due candele ne sono la riprova. Quindi scusami, ti volevo un attimo porre l'attenzione anche su questo aspetto. Niente, qui è carino far vedere il discorso legato alla valutazione, no? Perché prima raccontavi giustamente che quota quasi 2 volte la capitalizzazione di Toyota. Diciamo, quanto è passato da quando gli operatori si erano sconvolti quasi che era arrivata al valore di Toyota, no? Cioè, quanti mesi sono passati? Nemmeno credo un semestre. No, Adesso in altri 6 mesi l'ha addirittura doppiata, doppiata. quindi viaggiamo su valutazioni davvero, 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 insomma, fuori mercato per molti, però ecco, hai fatto ben presente tu, i multipli sono belli tirati su questi livelli qui. Ok, no, ti rilascio la parola, magari vediamo qualcosa lato Qualche investment, cosa certificato. c'è di buono. Esatto. Perfetto. Allora, apriamo un attimo il tuo ricerca proprietario di certificati e derivati. Perfetto. Facciamo un filtro per quanto riguarda il titolo Tesla. Ok, eccoci qua. Ci sono usciti questi certificati. Allora, per quanto riguarda Sulamo, già visto nella precedente, insomma, puntata, sostanzialmente ci dà i migliori certificati in termini di rapporto rischio-rendimento per quanto riguarda il differenziale dalla barriera in termini di rendimento. Se apriamo questi titoli all'interno del CedLab, li andiamo a guardare. Ovviamente va detto che è difficile insomma trovare dei certificati con sottostante Tesla, ma semplicemente perché se fanno parte di un basket worst-off, Tesla è il best. Cioè, questo Tesla non non può essere worse off. No, Oddio, quindi Federico, forse in sì. contrapposizione con NIO c'è qualcosa, pure perché NIO, mentre Tesla ha fatto 590%, credo che NIO abbia fatto il 2400% nello stesso periodo. Sì, Forse c'è NIO è qualcosa. un'altra. Esatto, NIO è un'altra che insomma in termini di performance si è distinta sicuramente. Vediamo se lo trovo. Beh, era proprio un basket, se non erro. Eccolo, era questo qui. Tesla e NIO, era questo basket qua, che è uno dei certificati. E questo, di quelli che insomma presenteremo, è l'unico che,
comunque Tesla è il worst, ma soltanto perché l'altra controparte, insomma, è NIO, perché per altri titoli è difficilissimo, quindi se no avremmo fatto vedere dei basket, sì, con Tesla, ma che Tesla, insomma, non era l'aspetto chiave, ecco. Ah, per esempio questo, vediamo, allora questo qui è un cash collect memory, attualmente codato in lettera a 108,40, è una scadenza nel 2022. Memory, perché ovviamente ha tutte cedole a memoria, ha dei premi elevatissimi, questo, ve lo ripetiamo nuovamente, i certificati si riescono a creare per quanto riguarda i sottostanti o con il dividend yield o in termini di volatilità. Abbiamo due titoli molto volatili, quindi si riescono a tirare fuori notevoli rendimenti. Basti pensare che qua abbiamo un 16,5%, un 16,5% semestrale, e questo insomma già fa intendere che insomma la volatilità dei due titoli. Questi sono comunque aspetti che vanno sempre considerati nell'acquisto di certificati. E abbiamo in questo caso, quindi possiamo vedere la nostra analisi scenario, nell'ipotesi in cui vi sia insomma il rimborso anticipato in questo aprile, nell'aprile 2021, si andrà a ottenere circa un 7,47% dato dal potenziale acquisto sopra la parità. Questo acquisto sopra la parità è ovviamente dato al fatto di avere due sottostanti, di cui uno al 171% e l'altro è Tesla al 111%. Quindi per questo ovviamente il prezzo del certificato rispecchia la probabilità di ottenere la cedola e anche il teorico rimborso. Abbiamo una barriera in questo caso al 50% e questo, ripetiamo, questo estremo rendimento dato a questa grande anche protezione è sempre legato al fatto che comunque sono titoli volatili. Quindi comunque una barriera al 50% per insomma, per Tesla non è la barriera al 50%, per esempio, per un Enel. Ecco, questo va sempre detto. Però comunque è possibile trovare insomma strumenti con queste caratteristiche. Ripetiamo, sono molto pochi, però ce ne sono. Quindi questo è uno di quelli, ad esempio. Adesso ne vediamo, questo era un cash collect, ne vediamo un altro cash collect. Okay. Questo, se non erro, è esclusivamente su Tesla. Solo Sì, Tesla, sì. perfetto, esatto, eccoci qua. Sì. Allora, ecco, questo per esempio, perché questo strumento è, insomma, vediamo questa quotazione a 102,40, principalmente perché è di nuova emissione e siamo in una fase di accumulo di Tesla, quindi già se era stato emesso 6 mesi fa non aveva mai questa quotazione, sarebbe stato ovviamente quotato altissimo. E questo qua ha una scadenza di ottobre 2022, una barriera sempre al 50% dagli strike, dove attualmente Tesla è al 111%, quindi ha fissato lo strike in linea con il precedente certificato. Corrisponde delle questo, le cedole sono ovviamente non essendoci anche NIO, quindi avendo non un basket di due sottostanti, ma bensì di un sottostante solo, ha un flusso semestrale di circa il 6,25%. Ovviamente più contenuto, con la possibilità già in prima data del potenziale autocall per un 3,76% di teorico, insomma, di teorico rendimento. Anche qua, ovviamente, la scelta delle due è legata anche alle aspettative, nell'altro caso, anche per NIO, anche se comunque va detto che NIO in quel caso è al 171%. Quindi comunque sono due comunque ottimi strumenti, ma nell'ipotesi in cui uno non voglia, non creda in NIO e nella continua salita di NIO, questo ed esclusivamente su Tesla, questo consente insomma di investire direttamente sul titolo. Infine, possiamo vederne un altro, però bisognerà fare una precisazione su questo certificato. Counting Win. Ok, questo qui ha scadenza sempre ottobre 2022. E vediamo comunque la scadenza è breve, data anche dalla volatilità ovviamente del titolo, perché sappiamo che maggiore la volatilità o dividend yield, più si può giocare in termini strutturali sul rendimento, protezione e scadenza. Quindi maggiore la volatilità e maggiore sarà l'opportunità di poter accorciare le scadenze, sarà possibile dare più rendimento e maggiore protezione. E qua vediamo ovviamente dei rendimenti eccezionali, perché sulla termina scadenza si parla di circa il 15%, con la possibilità di ottenere dei flussi cedolari trimestrali di circa il 3%, ma
essendo attualmente quotato a 1026,94 lettera, va detto che nei team win, quando noi vediamo l'analisi scenario, questa è data sulla scadenza, perché nell'ipotesi di rimborso anticipato, qui il rimborso sarebbe di 1030. Quindi questo può essere un'ottima alternativa nell'ipotesi in cui abbiamo detto che Tesla vada a rivedere le basi di questo trading range, di questa fase di accumulo, quindi nell'area dei 400-350, perché a tali valori comunque si scenderebbe sotto la parità, essendo un flusso di cedole trimestrali, e quindi in quel caso sarebbe comunque, nell'ipotesi in cui si creda poi nel continuo rialzo di Tesla, un ottimo ingresso. A questi valori ovviamente non è consigliato l'ingresso, semplicemente perché il rimborso 1030 e verrebbe pagato 1026, con Tesla che attualmente performa il 18% sopra lo strike posto a 422. Quindi mentre i primi due prodotti magari erano interessanti, no, sono interessanti anche per consolidare un po' le posizioni, anche perché i cuscinetti di protezione, tra virgolette, insomma, la distanza tra il livello strike è molto, molto consistente, anche se abbiamo visto come magari il titolo, il 10% lo fa in un giorno, al rialzo o al ribasso, però insomma ci troviamo in una situazione cosiddetta in the money. Questo sicuramente è buono per chi vuole puntare sul titolo, però magari aspetta una fase di ritracciamento, un po' di debolezza. Ecco, quindi questo in prospettiva, il trade-off del twin win è sicuramente attraente, però certo a questi prezzi, essendoci la finestra d'uscita, insomma, il rendimento sarebbe un po' limato, ecco, quindi da valutare in caso di ribassi del sottostante. Ok, Federico, io credo che insomma abbiamo fatto un quadro per quello che insomma la notizia era sicuramente da commentare, quindi una puntata dedicata a Tesla anche in considerazione di quello che ha fatto durante la sua vita. Insomma, era febbraio e c'era il breakout dei 1000 pre-reverse split, dei 1000 dollari pre-reverse split. Insomma, qui stiamo oltre i 2000 pre-raggruppamento, quindi insomma è un titolo che sicuramente ha corso molto, però ecco, rimane molto molto interessante in prospettiva. È ovvio che la forte salita fa sì che non ci siano tanti strumenti a disposizione. Gli unici strumenti interessanti ragionevolmente sono quelli di ultima quotazione, ne abbiamo fatti vedere tre più interessanti. Io ti ringrazio come sempre anche per farci vedere come magari l'ufficio studi utilizzi gli strumenti innovativi che insomma si sono creati e il tool in particolare che insomma ci dà una grossa mano sull'analisi dei migliori certificati per il sottostante. Ne abbiamo visti tre, sperando insomma che vi siano d'aiuto. Quindi Federico, ti ringrazio del tuo tempo e della tua partecipazione. Grazie a te, Giovanni. Ok amici, allora non mi resta altro che salutarvi, darvi appuntamento alla prossima settimana e quindi un buon weekend e un buon training a tutti. Ciao, alla prossima!